Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo evento per Yo-Kai Watch Puni Puni. Siamo nell'evento di Clock Lady. Io sinceramente non conosco nessuno di questi yokai nuovi perché non sto seguendo assolutamente la serie animata e questi yokai vengono dalla serie Yo-Kai Watch Gakuen Y o una cosa del genere. Comunque sì, vediamo un po' cosa c'è da fare per questo nuovo evento. Evento di Clock Lady sarebbe da trovare Clock Lady, ma l'evento è la seconda parte dell'evento che abbiamo effettuato un mese e mezzo fa. era un evento in due parti, l'hanno diviso così perché c'era davvero tanto materiale. Prima di iniziare con le quest, vi dico gli stage segreti. Per aprire il primo stage segreto bisogna completare lo stage 23 con Jiba Jinpei in squadra. Jiba Jinpei è lo yokai che dobbiamo sconfiggere nel primo stage, quindi se non ve lo fate amico al primo tentativo, riprovateci perché diventa molto facilmente amico. Mentre per aprire il secondo stage segreto basta completare il livello 45. Poi passiamo ora invece alle quest, sconfiggi il livello 1, ve l'ho già detto, completa lo stage 13, completa lo stage 28, completa lo stage segreto numero 1, che vi ho detto come si apre anche, completa lo stage 45 senza usare continua. E gioco una volta attacco al punteggio. Beh, più o meno è sempre le solite cose. Ora bisognerà andare a rubare agli avversari insieme a Yakodori, uccelladro. E appunto, se premete Yakodori, vi compariranno tutti quanti questi giocatori reali. Cliccate sul ruba. E con il vostro team in squadra vi farà vedere la squadra che avete voi sotto e la squadra che potrebbe avere l'avversario. Al centro ha messo un rango Z. Insomma, vi fa capire che potrebbe avere più di un rango Z in squadra. Ad ogni modo, andiamo a vedere le missioni e poi penso che farò anche una o due slottate, magari. Bene, abbiamo da completare a quanto pare le stelle. Insomma, più stelle prendete nei vari livelli, più potrete appunto completare queste ricompense bonus. Stessa cosa se riuscite a rubare all'avversario. Se riuscite a rubare un numero totale di 20 volte, potrete ricevere appunto il libro delle abilità oppure qui sopra per 15 volte 200 punti yokai, insomma, poi vedete voi. Quindi collezionare le stelle e rubare. Facile, no? Ora andiamo avanti con le altre missioni. Perfetto, completa lo stage 4 scoppiando meno di 100 yokai. Completa lo stage 6 andando in Fever Time due volte. Completa lo stage 9 in 100 secondi o meno. Completa lo stage 11 creando 3 sfere bonus. Completa lo stage 13 con solo yokai di rango B in squadra e senza usare continua. Se completi 3 delle 5 missioni appena citate ricevi un frammento spaziale e se completiamo tutte e 5 riceveremo degli appunti per aumentare l'energy max dei nostri yokai. Poi abbiamo la seconda mappa, completa lo stage 17 realizzando almeno 23 combo, completa lo stage 20 con un punteggio di almeno 200.000, completa lo stage 25 senza usare continua, completa lo stage 28 realizzando un singolo danno di 5.000 con la tribù oscura. Completa lo stage segreto numero 1 con solo yokai di tribù audace. Poi, come sopra, se completiamo 3 delle 5 missioni, frammento, e se completiamo tutte e 5 le missioni, un segreti dell'anima normale. Terza mappa. Completa lo stage 31 realizzando un singolo danno di 5.000. Completa lo stage 34 utilizzando massimo due tribù diverse di yokai in squadra. Completa lo stage 40 realizzando almeno 9 sfere bonus. Completa lo stage 45 utilizzando solo yokai di rango A e senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 2 con almeno il 30% dei punti vita rimanenti. Non l'ho mai detto, però per capire qual è la percentuale, basta che contate le tacche sullo Yo-Kai Watch. Ogni tacca corrisponde al 10%. Facile il conteggio, no? A quanto pare c'è anche lo stage di Gekuga Y. Se completate lo stage di Gekuga Y con Jiba Jinpei in squadra, che è il primo yokai che abbiamo visto, il primo yokai che incontriamo nell'evento, potrete appunto completare questa missione. Sempre nello stage di Gekuga Y,
Se lo finite con 5 Energy Max o meno, potrete appunto ricevere i segreti dell'anima. Se completate lo stage di Gekkōgawai con il 40% dei punti vita, riceverete questa sfera suprema, non so come si chiama in italiano. Sempre lo stage di Gekkōgawai, se utilizzate la tribù splendente, potrete ricevere segreti dell'anima sacro che aumenta l'energy max dei vostri yokai di 3 livelli. Sempre nello stage di Gekkōgawai, se utilizzate la tribù misteriosa e totalizzate con essa un singolo danno di 30.000, potrete ricevere un biglietto per rubare con Yakodori. E come sopra, se completate 3 delle 5 missioni riceverete un libro delle abilità, e se le completate tutte e 5 un libro G, che è tra quelli più popolari se avete uno yokai G, ovvero uno yokai Goku. A questo punto andiamo a farci una bella slottata o anche due. Le ultime due volte ho sfidato la sorte ed è andata bene, sfidiamola anche oggi, perché no? Wow! Ok che c'è l'app! Ok che c'è l'app! L'UP, sia chiaro. Però, ok, non me l'aspettavo, me le voglio godere tutte! Cominciamo con questa! Va bene, certo. Ok, tutta che roba che già avevo. Ok. Momento suspense. Momento suspense. Non potevi uscire quando ti cercavo 2 anni fa? Tipo? No? Attenzione, momento suspense 2 volte di fila. Perché mai da una sfera d'oro dovrebbe uscire uno yokai di rango A? Poi questo yokai di rango A. Vai, Korewa Masaka! Stavolta apro tutto di getto, non me ne frega nulla. Il mio primo Z! Il mio primo yokai di rango Z! Ed è Clock Lady! Ed è Clock Lady! E abbiamo anche il talpone tripla S, non ci credo. Non ci credo, dopo tantissime slottate anche offline di schifo, qualcosa sta finalmente uscendo. Qualcosa finalmente inizia a muoversi, grazie RNG. Quindi io devo ridurmi a giocare la sera, dopo le 9, perché l'RNG dopo le 9 è benevolo. È questo che mi stai dicendo? Va bene però, io sono contento così. Insomma, la seconda slottata ha pagato. Eccola qua, Clock Lady. Perfetto, ok, quindi i frammenti che raccogliamo servono per lo Yokai Watch con cui lei si potenzia. Ma lei è tipo una divinità, che poi ho diversi tripla S, molto buoni, tra cui lui, Taiyoshin Enma, e te soprattutto. Non so cosa faccia, però penso che sia per l'evento. Ah, ok, mi aiuta a rubare. Buono. E niente, quindi questo era l'evento per Yokai Watch, la seconda parte dell'evento, e ho tentato di nuovo la sorte e credo che non la tenterò più. Però sono davvero soddisfatto di aver trovato Clock Lady e anche il talpone tripla S, che non dovrebbe essere niente male. Quindi Kuj, io spero che questo evento vi sia piaciuto e che vi abbia fatto rosicare. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!